sopra mari, chi stia terra e chi stia mare, ruculia si diato, si fa sempre un ruculiati, si fucia senza bocca, danni anni si sazia, si fucia senza bocca, danni anni si sazia, sbatte in terra porta tira, la satanne si viva, sbatte in terra porta tira, la satanne si viva, sbatte in terra porta tira, la satanne si viva, sbatte in terra porta tira, la satanne si viva. Gentili poia, ca voi mi sapete, di maestria, di nobili dignità. Viveva fuori d'acqua, l'angoppi primo mala, di la notte di vestiti, di la terra battizzata, vigliti tu sì. Sospirando, passo le notti intere senza sonno, e ripetirsi to vai contemplando, mi passa di la notte fino a chiomi. Non posso ora che io dormire, pace non avevi più, sta afflitto cuore. Sai quando caio dai a lasciare, finisce amore. Sì, prego. Allora, intanto Gabriele così ci descrive questo quadro. Niente, io volevo semplicemente descrivere questo quadro perché è stato effettivamente quello più soggetto a critiche in bene ed in male. Perché c'è stato chi ha apprezzato ovviamente l'originalità, c'è stato chi ha criticato in maniera negativa. Però io credo che il significato di questo quadro, di questa opera che ha fatto un nostro caro amico Manuele Cartelli, sia molto interessante ed attuale, perché lui ha rubato, se così si può dire,
la famosa opera che sarebbe L'Urlo di Munch, rapportandola ai giorni nostri. Ha dato il titolo La tecnofobia, la paura della tecnologia. Infatti si vede sul piano dell'opera che ci sono tutti questi pezzi, sono componenti di computer, e lui cerca di fare capire attraverso quest'urlo come la società moderna sia invasa assolutamente dalla tecnologia. Quindi la paura da un lato e ovviamente anche gli aspetti positivi che ci sono, ma ormai diciamo che stiamo andando un po' avanti in maniera eccessiva per come interpreta questo artista. Nei limiti del possibile si usa la tecnologia per raggiungere, come noi stiamo facendo, anche attraverso telecamera, attraverso il nostro blog, se serve la tecnologia per raggiungere tantissime persone che altrimenti non potremmo neanche pensare di raggiungere. Però non bisogna eccedere. Come ogni cosa. Questo, dicevi, è una tua frase. Questa è la frase di Benvenuto, che io ovviamente in qualità di presidente, ma in nome di tutti i soci, perché è stata anche studiata insieme ad altri soci questa frase. Un'idea, un'immagine, una voce, espressione dell'io, è vita, è arte. E voglio anche ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, perché ovviamente è impensabile che tutto quello che c'è l'abbia organizzato io. Ci sono tante persone, a partire dai miei soci, ma ovviamente gli altri partner della Prologo Sortino Pantalica, e quindi ringrazio il presidente a nome di tutti, Antonio Merenda. Buongiorno signor Bruno. Adesso questi ragazzi gli hanno portato un po' di movimento, com'è? È contento di questi cambiamenti che c'è nel suo cortile? Sì. Poi è venuto anche uno che si chiama come lei, Gioacchino Bruno. Lei è Bruno, no? Di nome come si chiama? Di nome Anselmo. A Jack Bruno lo conosce, Gioacchino Bruno lo conosce. Io sono cugino. Siete cugini? Quello là. Sai quando caio, sai a lasciare, quando la vita mia finisce in morire.